Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video e bentornati sul canale da Bilbo Baggins. Mi trovo appollaiato su di un albero, come potete vedere. Ho deciso di riposare un po' qua sopra e godermi il panorama dopo una lunga camminata in pineta e nel bosco dopo pranzo per smaltire il cibo. La situazione però è quella che potete già constatare in gran parte d'Italia: una forte situazione di siccità, di secco. Le temperature, anche se arrivano a 16-17 gradi come massime, rimangono su valori di 3-4 gradi nelle minime, quindi così facendo questo non aiuta la crescita di funghi e di piante. Qua in pineta ho trovato ancora crescita di Helvella leucomelaena, però l'Helvella leucopus e moltissimi altri ascomiceti sono fermi, quindi siamo ancora presto e dobbiamo portare pazienza. Io, nella speranza di un clima migliore, di più caldo, mi sono tagliato i capelli e ho indossato un giubbotto, una tuta più leggera del solito, perché durante il pomeriggio e già in tarda mattinata si sta bene fuori, anche se c'è quel venticello che dà fastidio e continua ad asciugare il terreno, quindi non è una cosa buona veramente per i funghi. Vi ricordo che lo scorso anno ho iniziato a trovare molte elvelle e soprattutto morchelle verso i primi giorni di aprile, quindi ci vorrà ancora del tempo, probabilmente anche quest'anno. Deve per prima cosa assolutamente piovere, perché se non piove il terreno non si bagna, il micelio non si attiva e quindi non c'è crescita di funghi. E soprattutto, una cosa che noto da anni, le temperature massime devono toccare punte di almeno 18 gradi e le minime non devono mai scendere sotto almeno gli 8 gradi, 10 gradi, quindi questo calore unito all'umido, al bagnato nel terreno, favorisce di molto la crescita delle morchelle. Molti di voi sono le prime armi, molti di voi mi scrivono, vogliono informazioni sui funghi, sulle morchelle. Come ambienti di crescita, le pinete vanno benissimo per cercare le morchelle i primi giorni di primavera. Ci sono delle annate veramente favorevoli, piovose, caldo umide, in cui si trovano gli ascomiceti e le morchelle già dal 15-20 marzo. Quest'anno fa ancora freddino e siamo domenica 17 marzo, quindi dobbiamo portare ancora un po' di pazienza. Funghi primaverili, perché lo dice la parola stessa, si trovano in primavera, quindi deve passare almeno il 21 marzo e devono stabilizzarsi veramente le temperature. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, mi raccomando, può andare a funghi solamente chi ha l'autorizzazione alla raccolta, quindi vi invito a fare un rapido consulto su internet nella sezione riguardante le normative. Io presto vi pubblicherò un video a riguardo con tutte le cose che dovete sapere.
mi raccomando, andate a informarvi, fate il patentino, pagate la quota che c'è da pagare, solo dopo potete andare a funghi per prima cosa, perché è un hobby, una passione abbastanza pericolosa, perché non abbiamo a che fare con dei pesci o cose simili da mangiare, abbiamo da fare attenzione perché sono dei funghi potenzialmente velenosi, alcuni mortali, quindi serve veramente dello studio, un corso approfondito e serve saper riconoscerli. Inoltre bisogna pagare una quota annua, quindi ognuno deve veramente prendersi le proprie responsabilità e fare tutto nella norma. In pineta, per cercare le morchelle o come vengono anche chiamate spugnole, per prima cosa dovete cercare delle zone di pioppo, delle zone di olmo o delle zone di frassino. Sono questi tre alberi che in pineta, in pianura e nelle zone di pedemontana fanno fruttificare le morchelle. Mentre vi sto parlando, ogni tanto spuntano dei fantastici lignicoli. Guardate questo che mi fa compagnia qua sopra. Quindi c'è qualche fungo, ma non ci sono i funghi che stiamo cercando. Mi raccomando, quindi nelle pinete andiamo ad esempio a vedere la situazione adesso per quanto riguarda i pioppi. Le morchelle non le troviamo sotto tutti i pioppi, dobbiamo per forza ricercare il pioppo bianco, il Populus alba, che è questo qua che vedete dietro di me. Guardate, nelle pinete si trova abbastanza spesso, diciamo, ed è molto simile come corteccia, come esterno da lontano a una betulla, poi quando ci si avvicina si notano le classiche rotture e la forma del tronco tipica di un pioppo. Sotto pioppo tremulo e pioppo nigra invece non ho mai trovato, da 5 anni a questa parte che cerco morchelle, alcuna spugnola, alcuna morchella, quindi probabilmente è un albero che micorrizza meglio in questi territori con elvelle o altri tipi di funghi, non sicuramente con morchelle. Giusto per farvi un raffronto, quindi portarvi anche un po' di cultura, questa qua dietro di me si tratta di una betulla, questo è il tronco di una betulla, molto simile da lontano al pioppo, al Populus alba. Vedete però c'è una grande differenza, non c'ha le rotture, le linee verticali tipiche di un pioppo. E adesso andiamo a vedere un pioppo. Questi sono invece i tronchi dei pioppi di cui vi parlavo, vedete? Fortemente scanalati, ma sempre bianchi come la betulla. Come punto di sviluppo siamo, vedete, alle infiorescenze. Infiorescenze che stanno maturando e cadendo. Questo, ragazzi, è un tratto di bosco completo di pioppo bianco che conosco veramente da pochi anni, perché l'ho scoperto veramente pochi anni fa. Almeno qui sotto, guardate, è tutto al naturale, non ci sono rifiuti. Vedrete quante morchelle e che ambiente di crescita è questo qua tra circa 15 giorni. Alberi importanti nelle pinete sono anche questi qua, i lecci. Sono degli alberi che soprattutto in autunno ci regalano veramente tante qualità di funghi. E poi, cosa fantastica e unica di questa settimana, guardate alle mie spalle, tutti gli alberelli selvatici stanno facendo i fiorellini. Si sta muovendo quindi la natura già per quanto riguarda anche gli alberi da frutto, e tra un po' troveremo dei funghi simbionti sotto vari susini selvatici e rosacee, molto molto interessanti. Quindi molto probabilmente bisogna aspettare che i pioppi buttino fuori le prime gemme, e probabilmente quel momento lì sarà quello giusto per cercare le spugnole. Io sono tornato in macchina, per oggi ho finito, ritorno a casa. Un saluto particolare a Franco Clivio, persona che seguo su YouTube già da molto tempo, grande cercatore di funghi. Lui ha già trovato le morchelle, probabilmente nelle zone dove cerca lui c'è stato un qualcosa di molto anticipato nella natura, qualcosa che ha portato certi alberi già a fruttificare, quindi complimenti Franco. Mi raccomando, se il video informativo vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete i miei video, fatemi sapere come sta andando la ricerca nelle vostre zone. Noi ci sentiamo al prossimo video, si spera in qualche piovuta e in più funghi.